Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Advaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya Charitamrita. Buona giornata a tutti. Siamo all'Antya Lila, capitolo quinto. Ramananda Rai istruisce Pradyumna Misra. E qui stiamo leggendo a riguardo. Della correzione di Svarupa Damodara al Brahmana che aveva scritto quest'opera su Sri Chaitanya, però conteneva delle irregolarità. E adesso vedremo come Svarupa Damodara istruisce questo Brahmana. Ci sta dicendo che a volte, anche se ci sono delle imperfezioni, però il devoto, quando legge queste imperfezioni, grazie a Madre Sarasvati, le trasforma in glorificazioni, perché in realtà non c'è nulla che sia di ostacolo alla relazione d'amore se non la nostra non consapevolezza. Cosa significa questo? Che l'amore di Dio pervade ogni cosa, ma una persona può porsi fuori da questa misericordia. È lui che si pone fuori. Qui dice: talvolta i demoni, perfino Indra, il re dei pianeti celesti, insultarono Krishna nella loro. Ricordate, io ho messo un post, c'è l'uomo che sputò in faccia a Buddha. No? E quando questa persona gretta arrivò di fronte a Buddha e gli sputò. E i discepoli si arrabbiarono molto, ma il signor Buddha non castigò la persona, ma i discepoli, cioè castigò, riprese, perché gli disse: in realtà lui non ha sputato me. Cioè, anche quando noi offendiamo il Signore non può essere offeso. È come il bambino no, non offende mai la madre se gli dà un calcetto, se gli dice anche una parola. Ma e lui disse, il signor Buddha, lui no, se la sta prendendo con l'idea che lui ha di me, quella è Maya. Capite? Talvolta i demoni, perfino Indra, il re dei pianeti celesti, il re dei pianeti celesti, e anche Brahma è successo, insultarono Krishna, ma Madre Sarasvati si servì delle loro parole per offrire preghiera al Signore. Indra disse: questo Krishna è un comune essere umano, è un chiacchierone, infantile, ignorante e impudente, anche se si considera molto sapiente. Qui è quando Krishna ha convinto Nanda Maharaja e gli altri pastori a non fare più il sacrificio a Indra, ma a farlo alla collina Govardhana, che era, in realtà era lui stesso. Capite? Ma anche Indra è Krishna stesso, nel senso che tutti noi siamo, lui è il creatore, noi siamo le creature. Ma adesso Indra sta vivendo una condizione in ignoranza, vale dire lui pensa di essere separato, e questa è la scienza della Bhagavad Gita, che l'essere condizionato pensa che sia lui l'autore. Quindi qui Indra adesso si identifica con il ricettacolo dei sacrifici e
è l'autore delle sue azioni. I pastori di Vrindavana mi hanno offeso, mi hanno offeso. Questa è l'identificazione. Accettando di seguirlo, non ho certo apprezzato molto questa azione. Srimad Bhagavatam 10.25.5. Aishvarya Madamatta Indra Yena Matoyala Buddhi Nasa Aila Kevala Nai Sambala. Indra, il re dei pianeti celesti, troppo orgoglioso delle sue celesti opulenze, era come impazzito. Ed eccoci qua. Le persone più sfortunate non sono i poveracci, non sono quelli che adesso vivono, che noi diciamo, oh, poverini, ma sono quelli che sono orgogliosi della loro opulenza, perché per loro sarà molto lunga. Gesù Cristo stesso diceva: più facile che un cammello o un elefante passi per la cruna di un ago. Che una di queste persone ritrovi la sua consapevolezza. Indra, il re dei pianeti celesti, troppo orgoglioso delle sue celesti opulenze, era come impazzito, privato così della sua intelligenza, non poteva trattenersi, non poteva trattenersi. Krishna dette questa risposta a Duryodhana, quando Duryodhana gli disse: ma perché non mi hai costretto a fare il bravo per farla semplice? E Krishna gli dice: il tuo prarabdha, cioè il tuo karma, il risultato delle tue azioni, te l'ha impedito di farlo. Perché dice: ma tu sei Dio. Lui ci lascia liberi nel bene e nel male. Come non ci può obbligarlo ad amarlo, non può fare qualcosa perché noi l'amiamo. Questi giorni ascoltavo proprio delle cose che danno proprio la completa visione di questo punto. Nulla può modificare il nostro stato d'essere, nulla, a livello radicale, nulla. No? Perché altrimenti non saremmo creature, saremmo energia, che l'energia può essere manipolata. L'anima non può essere manipolata. Però l'anima, come sta facendo qui Svarup Damodar, può arrivare ad accettare e decidere di applicare. Quindi il re Indra, troppo orgoglioso delle sue celesti opulenze, era come impazzito, privato così della sua intelligenza. Non poteva trattenersi dal dire simili assurdità a proposito di Cristo, quello che disse Buddha ai suoi discepoli. Lui non si può trattenere, lui ha questa visione, ma no, non sta, non ha sputato me, ha sputato la sua idea che ha di me, ha sputato su di lui. Allora bisogna essere molto tolleranti, perché altrimenti noi incominceremo una guerra, le crociate, eh? E questo è solo falso ego. Noi a volte vediamo queste persone come protettori, come salvatori, ma sono più in ignoranza a volte del nemico stesso. Indra Bale Muni Krishnera Kariachi Nindana Tara Imukhe Sarasvati Karena Stavana. Indra pensava: ho rimproverato e diffamato Krishna, ma Sarasvati, la dea del sapere, colse l'opportunità per offrire preghiere a Krishna. Vachale kahiye veda pravartaka dahinya balisha tatapi shishu praya garva sunya. Il termine vachala significa un chiacchierone, da quello che mi ricorda. Si usa per indicare una persona che parla sulla base, no, dei Veda invece, e Balisha significa anche innocente. Krishna enunciava la conoscenza vedica, eppure si presentava come un comune ragazzo chiacchierone innocente.
Vandabhase anamraya stabha sakekaya. Yaha aite anya vigya nai seyagyahaya. Quando non esiste nessun altro degno di ricevere omaggi, si può essere chiamati anamra, ossia una persona che non offre omaggi a nessuno. Questo è il significato del termine stabda, e poiché non si può trovare nessun più colto di Krishna, egli può essere chiamato Agya, per indicare che nulla gli è sconosciuto. Capite come quando si dice che lui è nirguna, che non ha qualità. I Mayavadi usano questa definizione. È vero, non ha qualità materiali, perché in realtà Krishna non ha qualità. È incredibile. Non ha qualità perché lui ce l'ha tutti. E dire che uno ha qualità, dire che ne ha alcune e altre non le ha. Infatti qui dice, se non esiste nessun altro degno di ricevere omaggi, cioè noi possiamo definire le qualità se uno ne ha tante o se uno ne ha poche, no? Ma se uno ha tutte le qualità spirituali, non ha qualità materiali, ma si può dire anche che non ha qualità spirituale perché ce l'ha tutte. Il punto è sempre come c'è il verso che il guru canta al momento dell'iniziazione. Apavitra pavitrova sarvavastam gatopi va. Cioè noi ignoranti cioè possiamo essere puri o impuri. Aver attraversato tutte le condizioni materiali, ma questo non cambia nulla in Krishna. Capite? Non cambia in nulla. Non c'è un'offesa che cambia qualcosa a Krishna. Non c'è un'offesa che offenda Krishna. Non esiste. E Indra se n'è accorto. Non c'è un'offesa verso Dio. Dio non può essere offeso. Buddha disse, lui sta sputando a se stesso. L'offesa, purtroppo, c'è una canzone molto bella che abbiamo cantato anche l'altro giorno. O Gurudeva, insegnami a rispettare in modo adeguato tutti gli esseri viventi. In questo modo io potrò cantare il santo nome e tutte le mie offese svaniranno, le mie offese. Quindi quando noi compiamo anche una bestemmia nei confronti di Dio, Dio no, non aumenta e non diminuisce niente. Siamo noi che siamo coinvolti nel karma, capite? Quindi l'offesa può essere vista anche come glorificazione. Spero che abbiate capito il punto. Dio non può essere offeso, perché lui è la verità assoluta, non cambia niente. Siamo noi che possiamo avere una coscienza consapevole della sua onnipotenza, della sua saggezza, oppure meno. Ma questo cambia a noi, non cambia per lui. Panditera magna patra aya pandita mani tatapi bhatta vatsalye manusya abhimani. Il termine Pandita Mani può essere usato per indicare che Krishna è onorato anche dai più grandi studiosi. Tuttavia, per l'affetto che prova verso i suoi devoti, Krishna appare simile a un essere umano comune, può essere quindi chiamato Martya. Un essere comune. Allora, cos'è l'essere supremo e un essere comune? Queste sono tutte considerazioni che Krishna ha
accetta per amore. Perché c'è il verso dell'Isopanis che dice Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate, che il Signore è perfetto e completo in sé. E non puoi togliere qualcosa o aumentare qualcosa. Allora dice, ma allora perché? Perché è detto che queste cose possono offendere Dio? No, non offendono Dio. Offendono noi stessi. Cioè, vale a dire, ci mettono in una condizione pietosa. Dopo poi c'è da considerare l'altro aspetto, in base alla coscienza. A volte, molte volte ho fatto questo esempio, cioè nostro padre potrebbe essere un giudice, ma è anche nostro padre. Allora, se noi rompiamo le leggi, e potremmo trovarci al giudizio di nostro padre come giudice, no? E noi dovremmo subire il suo giudizio come giudice professionale. Come padre è una cosa diversa, come giudice è una cosa diversa. Allora, in base al nostro stato di coscienza, c'è cosa noi, come noi ci relazioniamo con Dio, ci sarà una differenza. Vogliamo giustizia? Allora, il Signore relaziona con noi sulla base della giustizia. Qui dice: tuttavia, per l'affetto che prova verso i suoi devoti, che lo considerano il suo amato, figlio, bambino, amato, amico, dice sì, amico Dio, no, perché quella è un'altra coscienza. E i pastorelli gli dicono: ma chi ti credi di essere? Io sono più intelligente, io sono un Brahmana, tu sei un Vaisya. Hai perso, adesso mi devi portare in groppa. Non puoi fare questo con Dio. Capite? L'amore è superiore. Allora, se noi entriamo nel regno dell'amore, Krishna ricambia con noi sulla base dell'amore. Se noi entriamo nel regno della giustizia, voglio giustizia, bene, e giustizia sia. Allora Dio, Krishna, si manifesta come il giudice, giustiziere. Ma la giustizia a volte è dal nostro favore, a volte no. Quindi i devoti dicono: non appellatevi al Dipartimento di Giustizia Divina, perché non è quello che ambisce un devoto. Infatti anche il regno cambia. La situazione cambia, eh? Vaikuntha o Goloka Vrindavana, o Vrindavana semplicemente. Vrindavana non c'è Dio, non c'è Dio a Vrindavana, ma c'è l'amico, c'è l'amato, c'è il bambino, capite? E allora, qui Svarup Damodar aiuta, visto che è il loro sentimento, se Chaitanya è venuto a portarci questo, l'aiuta a entrare in questa visione. Quindi, tuttavia, per l'affetto che prova verso i suoi devoti, Krishna appare simile a un essere comune e può essere quindi chiamato Martya. Martya significa un essere che vive in questo mondo comunemente. Dharasandakai Krishna Purusha Adama Tarasange na Yujumu Yadi Banduana. Qui sono tutte offese che sono state fatte a Krishna, ma possono essere viste come glorificazioni. Il demone Jarasandha insultò Krishna dicendo: tu sei il più degradato tra gli esseri umani. Io non combatterò con te perché hai ucciso i tuoi stessi parenti. Spiegazione: anche in questo verso Madre Sarasvati offre le sue preghiere a Krishna. Il termine Purushadam si riferisce a Dio, la persona suprema, al quale tutte le altre persone sono soggette. In altre parole, Purusha Uttama
il migliore tra gli esseri viventi. Similmente, Bandhu An significa anche l'uccisore di Maya. Nello stato condizionato della vita si è strettamente legati a Maya, come a un'amica, quando entra in contatto con Krishna si ci libera da questa relazione. La coscienza di Krishna uccide Maya. Krishna non uccide Maya, non ha bisogno di uccidere Maya. Krishna non è l'opposto del peccato. E il peccato che cos'è allora? Cioè, se Aham Sarvasya Prabhava, se tutto è in Krishna, se tutto è Krishna, come fa a esserci qualcosa di separato? Non c'è peccato, non c'è qualcosa che può far male o bene a Dio. Nel senso assoluto del controllore supremo. Capite? E se invece noi andiamo nell'ambito dell'amore, allora l'amore ha delle caratteristiche. Ma Dio, nella sua posizione assoluta, non può essere offeso. Non gli possiamo rubare niente, non gli possiamo togliere niente. Indra ha detto: "Oh, avete tolto a me il sacrificio per offrirlo alla collina Govardhana", cioè hanno tolto, quindi significa che è un essere comune. A Dio non puoi togliere nulla, né puoi dargli nulla perché tutto è suo. Come vi ho detto, gli adoratori del Gange raccolgono un po' di acqua del Gange e gliela rioffrono. Che cosa ci guadagna il Gange? La preghiera d'amore. No? Quella non può essere modificata da nulla. Non c'è qualcheduno che ci dà vantaggio sull'amore. Qui Svarup Damodar non dà vantaggio d'amore a questa persona, perché questa persona deve essere lui. Infatti, prima ci ha detto che privato così della sua intelligenza, perché l'intelligenza è materiale, allora può essere privato. Indra viene privato dalla sua intelligenza. Dio non può essere privato dalla sua intelligenza, anche se diciamo che non ha intelligenza. Questa è una cosa che ricade su di noi, non su Dio. Quindi anche in questo verso Madre Sarasvati offre le sue preghiere a Krishna. Nello stato condizionato della vita si è strettamente legati a Maya come a un'amica, ma quando si entra in contatto con Krishna ci si libera da questa relazione. Quindi, oh Krishna, togli Maya. Krishna non toglie Maya. Ma è il fatto che noi ci uniamo a lui. Maya non c'è più, perché Maya è una pura devota del Signore. Bisogna capire molto bene questo, per capire questo bisogna capire la Bhagavad Gita. Se non comprendiamo la Bhagavad Gita, come facciamo a comprendere queste cose veramente? È impossibile. La Bhagavad Gita dice che si illude chi pensa di essere l'autore delle sue azioni. Oh, ho fatto bene, oh, ho fatto male. E questa è l'illusione. L'anima non agisce in questo piano duale, ma si identifica attraverso la mente e i sensi. Ed eccoci qua, tutti belli identificati. Oh, che bello! Sentivo una persona in questi giorni, oh, sono andato in India, quante emozioni! Ma le emozioni, noi non siamo alla ricerca di emozioni perché le emozioni sono materiali. No? Le emozioni a volte sono belle, ah, che bello! Poi le emozioni brutte, oh, che brutto! Oh, come ho sofferto, oh, che sofferenza! Che differenza c'è? Questa è ignoranza.
Invece è la realizzazione spirituale di un'altra sostanza. Ed è quella che sta cercando di condividere Swarupa Damodara. Perché? Perché lui ne è completamente pieno. Quindi non può dare insegnamenti. Non dà insegnamenti. L'insegnamento lo dà un professore. Ma noi non cerchiamo un professore, perché il professore ti dà un'emozione bella, che poi quell'emozione bella purtroppo sarà contrastata dall'emozione brutta. Quindi non ne viene fuori in questo mondo. Non è che diventando intelligente o diventando ricco o avendo salute hai risolto la questione, perché avendo salute tu sei soggetto alla non salute. Questa è la Bhagavad Gita. Se non si comprende, no, se non si comprende questa scienza, non si può realizzare. Ottenere la realizzazione spirituale, che è solo l'inizio. Perché? Perché si coltiva qualcosa che è ancora limitato, è ancora nella mente, non è parte dell'anima. Yada aite anya purusa sakala dharma sei aya purusa dharma Sarasvatira Mana. Madre Sarasvati considera Purusha Dama nel significato di Purusha Uttama. Purusha Dama significa Purusha Adama. Adama significa il più caduto, quindi l'essere più caduto. Questa era l'offesa che Jarasandha aveva fatto a Krishna. Ma Sarasvati nel significato Purusha Uttama. Il più grande delle creature, colui al quale tutti gli uomini sono subordinati. Bande sabare tate avidya bandu aya avidya nasaka bandu ansabe kaya. L'ignoranza o maya può essere definita bandu perché lega ogni essere nel mondo materiale. Perciò usando l'espressione bandu an, Madre Sarasvati indica che Sri Krishna come il distruttore di Maya. Spiegazione: tutti sono imprigionati nell'energia illusoria, ma come affermato nella Bhagavad Gita, Mame vaye prapadyante, mayame tam tarantite. Non puoi combattere l'energia materiale. Non puoi lavorare per ottenere il bene, le emozioni belle, perché quella ti porta poi ad avere l'emozione brutta, perché sei nella dualità. Io spero che riusciate a cogliere questo, sembra così fugace, no? Ma qui dice: no, abbandonati a me, vieni in me, a me, perché Maya non è cattiva, è una mia devota. Ma se non stai con me, prima vi ho fatto l'esempio del giudice, il padre giudice, no? Il giudice, se è anche tuo padre, ma deve darti la pena se hai sbagliato. Capite? Questa è Maya quando è separata da Krishna. Ma se tu vai da Krishna, Maya è una sua pura devota, è la stessa Maya, la stessa brutta Maya cattiva. Comprendete il punto? No? È fondamentale questo. Ma noi non possiamo dire: oh, Maya sì, è brutta, ma è una pura devota. Ma non basta dire una pura devota. Bisogna essere abbandonati a Krishna, che è il suo Signore. Allora non c'è più dualità. Non appena ci si sottomette a Krishna, ci si libera da Maya. Non c'è bisogno di combattere Maya, perché quando combatti Maya sei nella dualità. Vuoi la giustizia? Sei nella dualità, perché se vuoi la giustizia c'è la non giustizia. Noi non vogliamo la giustizia, noi vogliamo entrare nel regno dell'amore.
Ma se non comprendiamo questo, anche se presumiamo di volerlo, io voglio entrare nel regno dell'amore, continuiamo ad agire in modo duale. E quindi siamo in questo mondo. È solo una condizione mentale. E siamo costretti. Vedete qui, Indra e Brahma, anche loro sono costretti. Se agiscono su questo piano. Questo è più, questo è meno. Nell'amore non c'è più o meno. C'è l'amore soltanto. Quindi, non appena ci si abbandona, sottomette, abbandona, sono parole che non ci danno, non appena si entra nella relazione d'amore con Krishna, non c'è più Maya. Per questa ragione Krishna può essere chiamato Bandhuhan, colui che uccide Maya. E imatasi supala kariya nindana sevakya sarasvati karena stavana. Cioè fino a quando noi cerchiamo qualcosa in questo mondo che sia meglio di qualcos'altro, siamo nella dualità. All'inizio della nostra vita spirituale noi dobbiamo incominciare con la discriminazione, perché siamo nell'illusione completa, abbiamo scambiato per vite e vite l'illusione per verità e adesso bisogna fare un certo lavoro di sgrossamento. Ma poi realizzi che tutto questo è in Krishna. Quindi non devi più continuare a lavorare sull'energia materiale per renderla buona, perché l'energia materiale non è né buona né cattiva, come Maya, non è né buona né cattiva. Ma fino a quando noi interagiamo con lei, lei mostra sia l'energia materiale che Maya, che è la stessa cosa, il suo lato buono e quello cattivo. Cioè, fino a che noi manteniamo attiva la dualità, quella funziona come dualità. Allora qui Krishna ci dà la soluzione. Pensa sempre a me, vale dire, entra nel mio amore. Dopo sarà tutto divino, non ci sarà più dualità. Ma per fare questo dobbiamo rinunciare alla nostra presunta libertà materiale. Sapere che da noi siamo creature e lui è il creatore. Cioè, lui è l'origine dell'amore, non siamo noi. Anche se Supala insultò Krishna in questo modo, ma la dea del sapere Sarasvati riuscì a usare perfino le sue parole per offrire preghiera a Krishna. Perché? Perché il devoto, c'è quando Agassura, che era un serpente terribile mandato da Kamsa, capite? Io ve l'ho spiegato. Cioè, quando il Signore viene. Aiuta anche queste anime, cioè queste anime terribili, in questi corpi terribili, no? Apparentemente andavano per fare del male a Krishna, ma invece Krishna li richiamava per liberarli. Allora c'era questo Agassura, che era un serpente, che ha detto che aprendo la bocca il suo labbro superiore toccava il cielo. No? E i pastorelli, che sono sempre loro. Sono in Krishna, quindi per loro non c'è problema. Giocavano e hanno visto questa che sembrava una caverna, ma c'era qualcuno, sempre nell'ila, che dice: Oh, ma può essere pericoloso. E lì in realtà quello, cioè se noi lo vedessimo dal nostro punto di vista, cioè provate a immaginarvi. Adesso non so, mostri da un po' che in questo pianeta non se ne vedono, ma non so, una tigre inferocita, voi siete dentro alla gabbia e quella lì vi incomincia a saltarvi addosso per sbranarvi.
No, così possiamo vedere questo Agassur che voleva uccidere tutti i bambini. Ha detto: perché se uccide i bambini, dopo Krishna perde tutte le sue forze, poi ucciderò anche Krishna. Ma ha visto Agassura, vedeva che i bambini entravano, ma non aveva riconosciuto Krishna. Kamsa gliel'aveva descritto bene. In realtà Kamsa era indirettamente cosciente di Krishna. Ma qui entriamo in un campo così profondo. E qualcheduno ha detto: ma può essere pericoloso. Ma la maggioranza hanno detto: qual è il problema? Tanto c'è Krishna. Loro non sono nella dualità. No? Abbiamo l'esempio anche di santi, mi sembra qui vicino a Gubbio, no? Il lupo di Gubbio. Il santo, una persona santa, se vede anche una belva e lui riesce a cogliere, e vi ricordate nella foresta Jharkhand, il signor Chaitanya fa danzare lì tigri insieme a cerbiatti. Perché? Perché lui vedeva l'anima e quindi ha aiutato queste anime a vedersi come animo. Dov'era Maya lì? Non c'era più. Perché Maya non è che può agire separatamente, agisce solo in caso che ci sia l'attività interessata. Come vi ho fatto l'esempio, se io, non so, vado in una gioielleria, no? E vedo che il gioielliere si è distratto un attimo e ha lasciato un anellino lì sul tavolo. Io lo prendo e me lo metto in tasca. Ecco, da quel momento lì, Maya può agire su di me. Vale a dire, la polizia mi vede, mi mette, dice: ma io adesso me lo tiro fuori dalla tasca e glielo ridò. E no. Hai già rubato e quindi sei soggetto alla punizione. Capite? Quando noi in questo mondo, anche pensando di fare il bene, entriamo nella dualità, immediatamente siamo soggetti a Maya. L'unico modo per non essere soggetti a Maya è l'abbandono d'amore al Signore di Maya. Allora Maya non c'è più, come ha spiegato qui. Tace sloke tomara arte ninda aise sarasvati arta suna aite stutibasi. Così anche se secondo il tuo significato blasfemo, il tuo verso è offensivo, questo lo dice Svarup Damodar al Brahmana, Madre Sarasvati ha colto l'opportunità per offrire preghiera al Signore. Quindi il punto è cosa cambia. Allora nel Brahmana, se lui ha scritto quest'opera e aveva un interesse, e per quello che ha desiderio di farla leggere a Caitanya, anche se i devoti a Caitanya, oh che bello, cosa avrebbe guadagnato lui? Niente. Ma il devoto è molto misericordioso. Lui vuole aiutarci ad ottenere qualcosa reale. Capite? Quindi se noi andiamo semplicemente, non so, anche nel luogo santo, anche in India, e oh, che belle emozioni, ma il nostro cuore non cambia verso questa coscienza, non è successo niente. Ma se abbiamo la fortuna là di incontrare un devoto, come Svarup Damodar, che ci dice la verità, allora possiamo diventare consapevoli e capire che cos'è il vero frutto. Quello ci cambierà il cuore. Ma andare anche nel luogo santo o anche incontrando persone sante, no? Ma vivendo solo emozioni, questa è solo dualità. È per quello che ha detto che Saeva Gokara, cioè è come una mucca o un asino andare nel luogo santo senza indagare, servendo i devoti perché ci aiutino a comprendere il vero significato. Perché altrimenti non cambia niente.
Non cambia niente, nel nostro cuore non cambia niente, perché niente di esterno può cambiare il nostro cuore se noi non ne siamo consapevoli e non l'accettiamo. E qui lo vedremo adesso. Così, anche se secondo il significato blasfemo il tuo verso è offensivo, Madre Sarasvati ha colto l'opportunità per offrire preghiera al Signore. Jagannatha Anna Krishna Atma Svarupa, Kintuyan Dura Brahma Stavara Svarupa. Non c'è differenza tra il Signor Jagannath e Krishna, ma qui il Signor Jagannath è la persona assoluta e si manifesta nel legno. E per questo non si muove, come vi ho spiegato all'inizio, Daru Brahma. Lui aveva confuso questo aspetto. Poiché non si muove Daru Brahman, allora il Signor Chaitanya che si muove è l'anima del corpo che è fermo. Può essere bello poeticamente, fatto poeticamente, ma non ha senso. Anzi, è condividere l'ignoranza duale. Condividere un'emozione positiva non è diverso che condividere un'emozione negativa. Dobbiamo esserne consapevoli, perché quella positiva genera l'esistenza di quella negativa. Il bene genera il male. Capite? Perché ci pone in una condizione duale. Questa è la realizzazione spirituale. La realizzazione spirituale non è fare del bene, ma è entrare nell'amore, che è una cosa diversa. Tan saha atmaka eka rupahana, Krishna eka tattva rupa dui rupahana. Benché appaiano come due identità distinte, capite? Lui era entrato nella dualità facendo quel ragionamento, anche bello. Il signor Jagannath e Sri Chaitanya sono la stessa persona, in quanto entrambi sono Krishna che è uno solo. Samsara tarana etu e iccha shakti tanara mirita kari e kata yachi prapti. In entrambi si trova il sublime desiderio di liberare il mondo intero e anche per questa ragione essi sono la stessa persona. Sakala samasti lokera karita uddara gora jangama rupe kaila batar. Al fine di liberare tutti coloro che in questo mondo sono contaminati dalla materia, dal dualismo, quel medesimo Krishna è disceso per muoversi nella forma di Chaitanya Mahaprabhu. C'è una canzone di Vrindavan Das Thakur che dice Jai Krishna, Jai Gora, Jai... no, è di Vasudeva, scusate, di Vasugosa. Sei Krishna. Sei Gora, sei Krishna, sei Jagannath. Sono tre funzioni, ma è uno solo. La Bhagavad Gita ci insegna a uscire dalla visione duale. Se noi non usciamo da questa condizione duale, anche nella cosiddetta spiritualità, noi creiamo la dualità. E se creiamo la dualità, siamo nella dualità. E propaghiamo la dualità. Questo è bello, questo è brutto, questo è meglio, questo... L'amore non guarda in faccia quelle cose, capite? Questo mi aveva tempo fa, mi era venuto mentre parlavo questa frase, no? Ami tua moglie o tuo marito perché è bello o è bello perché lo ami? Capite? Quindi la nostra relazione con le varie manifestazioni di Dio, soprattutto nella dimensione di Vrindavana, come maestro, ci sono servitori, ci sono amici, ci sono parenti e ci sono innamorati. No? Il principio qual è? È che nell'amore c'è tutto, no? In diverse funzioni.
in diverse funzioni, ma c'è tutto. Non c'è la dualità. Non c'è la dualità fra il servitore. Se leggete la Govinda Lilamrita, tanti, o anche il decimo canto, no? Cioè, tutti collaborano all'amore e il servitore che serve Krishna è completamente immerso in questo amore. Non crea dualità nei confronti dell'amico. O del padre o del padre o dell'innamorato. Non c'è dualità. Perché è l'amore che domina tutto. Invece qui in questo mondo noi se, quando diciamo più o meno bello o meno bello, creiamo la dualità. E quindi dopo poi c'è la lotte, c'è le fazioni e si crea e anche dentro di noi. Quindi, al fine di liberare tutti coloro che in questo mondo sono contaminati dalla materia, quel medesimo Krishna è disceso per muoversi nella forma di Chaitanya Mahaprabhu. Jagannath è nella sua forma ferma, che offre il suo sorriso, i suoi grandi occhi, e il signor Jagannath si muove, ma non c'è differenza, non è uno l'anima dell'altro. Jagannathera darsane kandaya shamasta sabba de sera sabba loka narya sivara. Recandosi a vedere il signor Jagannath si libera dall'esistenza materiale, ma non tutti gli uomini di tutti i paesi sono ammessi ad entrare qui a Jagannath Puri. E quindi Sri Chaitanya invece va anche nella foresta. Ma è sempre la stessa persona. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Deshe Deshe Yana Sabe Loke Nistarila Jagama Bahumahana. Sri Chaitanya invece si sposta da un paese all'altro di persona e mediante i suoi rappresentanti, così il Signore come Brahman che si muove libera tutta la gente del mondo. Sarasvatira Arte e Kailun Vivarana Eo Bhagya, Tomar, Aichi, Karile, Varnana. Ho così spiegato il significato inteso da Madre Sarasvati, la dea del sapere. Sei molto fortunato per aver descritto in questo modo il Signore Jagannath e Sri Chaitanya. Se tu hai la consapevolezza, anche quello che può, prima avete visto, hai fatto una grande offesa, devi pagare. E adesso che cosa gli dice? Sei molto fortunato per aver descritto in questo modo il signor Jagannath e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Gali, Dite Kare, Nama Ucharana, Sei Nama Aya, Tara, Muktira, Karana. Accade talvolta che una persona pronuncia il santo nome con l'intenzione di insultare Krishna. E questo stesso santo nome diventi la causa della sua liberazione. Cosa cambia? Deve cambiare la coscienza. Non è qualcosa di esterno in noi che deve cambiare. Lo dice in quel verso, Daivyesh Guname, Mam Evaye Prapadyante, Mayametam Tarantite. Maya è insuperabile, ma se tu vieni a me, il Maya non c'è più, non devi combattere Maya. Quindi tu puoi usare il nome di Krishna per fare un'offesa, ma lo stesso nome invece è la causa dello sviluppo dell'amore. Lo stesso, non è che un altro nome, è lo stesso nome. Se tu lo vedi come un altro, allora sei nella dualità. Se tu lo vedi come lo stesso nome, allora comprendi che questo nome è presente in tutto. Tabe Seikavi Sabara Charana Padia, Sabara Sarana Laila Dante Trinalana. Dopo aver ascoltato la corretta spiegazione di Swarup Damodar Goswami, il poeta del Bangala si gettò ai piedi di tutti i devoti e con un filo di paglia in bocca prese rifugio in loro.
prese rifugio in loro. Prima prendeva rifugio nella sua erudizione e ha detto: cari devoti, ho qualcosa di bello da farvi, da darvi. Questo non è il principio dell'amore. No, invece adesso ha compreso. Tabe saba bhakta tare angikara kahila tara gune kai mahaprabhure medila. Allora tutti i devoti accettarono la sua compagnia, descrivendo il suo umile comportamento, lo presentarono a Chaitanya Mahaprabhu. Sei cavi, sarva, tiagi, rahila, nilachale, gora bhakta, ganera, kripa, che kai c'è pace. Per la misericordia dei devoti, disse Chaitanya Mahaprabhu, quel poeta del Bengala abbandonò ogni altra attività e rimase con loro Jagannath Puri. Che potrebbe spiegare la misericordia dei devoti, disse Chaitanya Mahaprabhu? Allora, per favore, e così diamo. Cerchiamo di avere una definizione conclusiva. Cosa è cambiato? Quello che ha scritto non era più offensivo? Allora, perché prima era offensivo, adesso non lo è più? Avete capito il punto? È importante comprendere, no? Ha forse corretto l'opera? Ha cambiato qualcosa? Cosa è cambiato? Che magia ha fatto Svarup Damodar? Questa è la benedizione del devoto. Non aspettatevi una benedizione che, non so, a volte senti, ah, sono andato là, ho sentito emozioni, e poi dopo la vita continua come prima. Cioè, quelle emozioni lì non sono nulla. No? Cioè, deve cambiare. Qui il devoto è cambiato. Infatti lo dice, eh? Gettò ai piedi di tutti i devoti con un filo di paglia in bocca e prese rifugio in loro. Ho così narrato la storia di Pradyumna Mishra che, seguendo l'ordine di Chaitanya Mahaprabhu, ascoltò da Ramananda Rai i discorsi che si riferiscono a Cristo. Quindi il punto non è un'acquisizione di dati, ah, adesso so, no? Ma un cambio del nostro atteggiamento nei confronti della realtà di Krishna, dei devoti. Dei devoti, cioè degli esseri umani. Sentivo una lezione questo giorno, come sia importante diventare prima un essere umano. La mente e i sensi non si comportano come esseri umani, perché non sono l'essere umano è l'anima. Non è la mente o i sensi, non è l'intelligenza. Noi possiamo essere perfetti in queste cose, ma questa perfezione crea dualità. La dualità significa se c'è il bene c'è anche il male, se c'è la gioia c'è anche la sofferenza, se c'è il bello c'è anche il brutto. Non è possibile mantenere il bello senza il brutto, perché se non c'è la separazione, allora che cos'è il bello, che cos'è il brutto? Per esempio, per alcuni piace una cosa che per un altro non può piacere. Allora, che cos'è il bello e il brutto? Allora, vabbè, facciamo. Gli esseri umani si incontrano e classificano questo come bello e questo come brutto. Per esempio, adesso molte delle attività che noi facciamo sono tremende. Però alcuni pensano sono bellissime. Cioè, mangiarsi una bella fiorentina con le patate adesso che sta venendo Pasqua, mangiarsi un bell'agnello arrosto con patate fritte in compagnia degli amici è una cosa meravigliosa. Cioè, capite? Scusate le parole forti, ma che cos'è il bello? Che cos'è il bello? Andare su un bel veliero sul mare?
con la brezza in me, in compagnia, ma quello lì non è bello. Separato da una coscienza che cerca di vivere nell'amore, perché quel momento lì crea l'opposto. Cioè, se c'è quel bello lì, da un'altra parte c'è il brutto che è esattamente l'opposto. Quello è male. Capite? Facendo qualcosa di bello in questo mondo, crei anche qualcosa di brutto. Questa è la Bhagavad Gita, ve l'ho detto, per quello che bisogna comprenderla, no? E che quando Arjuna dà questa soluzione, Krishna gli dice: parli come uno che pensa di aver capito, ma non hai capito niente. Gli spiega proprio che desiderando quel bene, lui genera anche il male. Quindi quest'opera qui non è diventata bella, ma quel Brahmana ha acquisito la consapevolezza, no? Della realtà assoluta, trascendentale, che non è connessa alla dualità. Bene, ci fermiamo qui, è stata mo molto complessa oggi. Potete anche riscoltarla se volete, perché è importante. E più acquisiamo questa consapevolezza che il peccato in sé non esiste a livello assoluto, no? Il peccato è qualcosa che ci impedisce, infatti qui diceva, furono costretti a. Indra, dopo che ha preso quella decisione, è stato costretto a commettere offese verso gli abitanti di Vrindavan. Capite? Ma lui mica l'ha fatto per offendere, lui l'ha fatto perché pensava che era la giustizia. Allora, che cos'è il bene? Che cos'è la giustizia? È l'amore. Per comprendere questo amore, prima bisogna porsi in una condizione di abbandono alla realtà dell'amore. Ed è quello che cerchiamo di fare. Noi, cioè, non è che una persona è santa perché non mangia una cosa e ne mangia un'altra. Perché quello è semplicemente un aspetto di questo mondo. Ma se alla base di ciò che facciamo noi incominciamo a dire, ma chi si abbandona a me? Vale a dire, il pensiero di soddisfare Krishna, di entrare nel suo amore, allora quello diventa trascendentale ed è il servizio devozionale. Sravana Kirtana Vishnu Smarana. Sravana, pensando, ascoltando di lui, noi dopo ripetiamo di lui e questo ci riporta al ricordo di lui nella sua funzione assoluta. E questo libera da ogni dualità questo mondo e ci pone nella condizione di rientrare, avete sentito quel Brahmana, dopo è accettato nella compagnia. Prima perché non era accettato? Perché no. Perché vogliono fare una setta? No, perché non poteva entrare con idee diverse. Chaitanya Mahaprabhu non è che uno che ha fatto una setta, ma se vuoi entrare devi avere quelle caratteristiche dell'amore, no? Allora, una volta che lui le ha riprese, per il suo desiderio, per il suo sforzo, allora l'hanno accettato. Quindi anche noi adesso stiamo elemosinando per entrare nella compagnia divina. E liberando il nostro cuore da tutte queste concezioni errate e invece facendo entrare l'amore, arriverà il giorno in cui saremo accettati completamente. Bene, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Buona giornata a tutti. Radhe Radhe. A domani.